Io sono Mastro Gippo, lui è Big Shot. Siamo, che è un space di prossima cultura qui a San Donà. Ci Lì a San troviamo Donà. a San Donà. Ci troviamo. Ogni mercoledì, per ora solo io, Big Shot e il Seba, e cominciamo a ragionare a come costruire il nostro hackerspace. Uno dei progetti che ci interessavano era appunto creare un quadricottero, però non avendo un grandissimo budget abbiamo pensato di creare un quadricottero a bassissimo budget. Allora, cosa è successo? L'idea è venuta circa un annetto fa, no? Nel frattempo Vuoi partire proprio dalle origini e ci dall'origine, sputtaniamo? dall'origine, e ci sputtaniamo perché siamo qui per questo. Learn from my fail. Praticamente all'inizio c'era questa idea, Big Shot invece aveva l'idea del dirigibile. Ovviamente perché il quadricottero l'aveva già fatto un sacco di gente in giro per il mondo, mentre il dirigibile no. Per cui Però saremmo stati i primi a fallire costruendo un dirigibile, infatti ce l'abbiamo fatta, tra l'altro, siamo riusciti a fallire nella immediatamente. costruzione del dirigibile, infatti il progetto è fermo. Mentre per il quadricottero abbiamo cominciato per step. Io personalmente ho comprato un piccolo aereo telecomandato, grande più o meno di polistirolo, perché così c'era anche il telecomando e un ricevitore, e un ricevitore incluso. E quindi ho detto, boh, prendo questo, mi alleno un po' a pilotare, a giocare un po', così sono. Dopo comunque ho già i pezzi per il mio quadricottero. Bene, prendo questo bellissimo aereo per 80 euro, era un po' preso male, lo riparo, lo sistemo tutto quanto. Non ho qui il video, però se andate a vedere sul canale YouTube dell'ESC, c'è il video del primo volo del mio aereo. Che praticamente si alza, va in stallo, cade e si rompe completamente. Il bello è che questo telecomando, pur essendo una porcheria cinese, ha una presa per il simulatore. Quindi con questa fantastica presa io posso collegare il mio telecomando al computer e usare un programma di simulazione che mi permette di allenarmi, a guidare il mio modellino, però non è servito a niente. Quindi, investire, primo errore, investire, su un modello, già difficile da guidare. Se si vuole cominciare a fare modellini radiocomandati, bisogna cominciare con un modellino molto piccolo, molto economico e molto riparabile. E farlo atterrare sull'erba, magari invece E che farlo sull'asfalto. esatto, invece sull'asfalto. Bene, passa un po' di tempo, nel frattempo andiamo avanti con altri progetti, altri lavori, e alla fine ritorna l'idea di lavorare sul quadricottero. L'idea era di prepararlo e averlo pronto per l'ESC in modo da fare delle bellissime riprese aeree. Come vedete, infatti, ci siamo quasi. Nonché rendervi partecipi di un fantastico workshop. Un fantastico workshop su come costruire un quadricottero che ci sarà domani. Però ci siamo imbattuti in alcuni problemi. Discorso numero uno. Allora, se si vuole fare un quadricottero, quindi con l'idea che seguendo il consiglio l'idea è quella di costruire il quadricottero più economico possibile e in modo che anche se si rompe almeno non abbiamo perso troppi soldi. In realtà è un'idea sbagliata, nel senso che se spendi pochi soldi e poi ti si rompe, sono soldi che hai buttato. Se spendi tanti soldi, è più difficile che si rompa, o almeno c'è più spazio per errori del pilota,
E quindi anche qui abbiamo toppato alla grande. In particolare qui vediamo la schermata su eBay del 20 del 6 2013. Allora, abbiamo comprato iPhone 4, ok, Sunny Sky Brushless Motor with Adapter, che sono i motorini. Eccolo qua, questo fantastico motorino con l'adattatore, che è questo qui a croce, è l'adattatore per montarlo sul frame. Poi 4x30 Brushless Speed Controller ESC Multicopter KK Multicopter, che sono questi circuitini qui, sono i circuiti per controllare i motori. Poi abbiamo comprato un USB Loader più USB ASP Programmer più KK Multicopter Board, che è questo. Questo qui è un circuitino che contiene un Atmel, un microcontrollore. Che controlla tutti i motori e contiene tre accelerometri giroscopi. Questo è definitivamente l'acquisto migliore che abbiamo fatto, tra l'altro. Sì. Al prezzo di soli $13 abbiamo ottenuto questo fantastico controller più un programmatore per riscriverci il firmware che non ho qui. Comunque, questo è un altro acquisto. Infine abbiamo comprato 2x2, quindi 4 eliche su un quadricottero. Nel caso non lo sappiate, ci vanno due eliche che girano in senso orario e due eliche che girano in senso antiorario. Come funziona brevemente un quadricottero? Allora, ci sono le Allora, ci sono due eliche che girano in senso orario ai due lati opposti e due eliche che girano in senso antiorario negli altri due lati opposti. Girando più veloce, girano tutte quante alla stessa velocità e quindi il quadricottero si alza. Mentre se girano più veloce, per esempio questa, il quadricottero ovviamente si alzerà così e andrà avanti verso di là. E viceversa, se vanno più veloce questa e questa, il quadricottero girerà su se stesso in questo modo. Ci sono dei nomi tipo pitch, roll e yaw che però non ho ancora imparato. Ok. Ve li insegno giusto per. Allora, quello era il giallo, la parte anteriore, per cui questo quadricottero in realtà è chiamato X-cottero, in teoria, sì. E abbiamo segnato in maniera visibilissima la parte anteriore con questo scotch giallo, per cui quando sarà in alto, se mai sarà in alto circa 20-30 metri, noi vedremo benissimo in che direzione sta andando. E allora, questa è la sua posizione di volo. Orizzontale, il movimento verso avanti o indietro in questa maniera si chiama beccheggio in italiano o pitch. Il movimento laterale in questa maniera così si chiama rollio o roll in inglese. E poi c'è l'ultimo movimento stronzo che si chiama imbardata o yaw, che è questo qui, per cui sul piano orizzontale. Tutto qui. Questo vi Perfetto. permette di andare avanti, indietro, destra, sinistra, oppure girarvi sul posto. Prova. Ok. Quindi abbiamo visto un attimo come funziona il quadricottero. Questi sono i componenti strettamente necessari per avere un quadricottero funzionante. L'ultimo componente necessario è il frame, quindi una struttura su cui montare tutti questi componenti. Avevo a casa questo fantastico profilato di alluminio e in una serata praticamente manca una cosa, abbiamo comprato anche due batterie. In una serata, dicevo, abbiamo montato praticamente tutto quanto la struttura e il quadricottero e abbiamo fatto girare le eliche. Quindi montare un quadricottero è veramente semplice, ci abbiamo messo 3-4 ore. Ok. Bene. Abbiamo fatto un po' di compiti per casa, questi qui sono gli oggetti che abbiamo comprato, il totale si aggirava intorno ai €120, che non è una gran spesa per un quadricottero. Cosa è andato storto? Cosa è andato storto? Allora, da dove cominciamo?
Cominciamo a vedere un po' cosa è successo. Allora, questo qui, che è il controller del quadricottero, andava montato qui praticamente. E con i suoi accelerometri mantiene il quadricottero stabile, controllando in continuazione la velocità di tutti quanti i motori. Questo qui ha delle formule matematiche molto complesse per calcolare la stabilità, per trovare la sua stabilità. E questo va tarato a seconda del frame di come sono montate i quattro motori e di una serie di parametri. Primo errore, comprare un controller economico. Questo controller economico non ha nessuna interfaccia utente. Ha solo tre potenziometri per regolare le varie sensibilità, la proporzionale, l'integrata del ciclo PID, se qualcuno di voi si intende di matematica, e quindi si va un po' a naso, un po' ad occhi chiusi. Cosa è successo? La prima cosa che si fa quando si monta un quadricottero è testarlo senza eliche. Quindi si verifica che tutti i motori girino nel senso in cui dovrebbero girare, si fa una taratura del potenziometro per regolare l'accelerazione, in modo che tutti quanti questi qui, che sono gli ESC, che tra l'altro si chiamano proprio ESC, Electronic Speed Controller, ognuno di questi ESC deve ricevere lo stesso segnale dall'acceleratore e quindi, dare lo stesso numero di giri ai motori. Nello stesso momento. E questa procedura è relativamente semplice una volta che la sai fare, però diciamo che il quadricottero la prima volta ha volato abbastanza decentemente. Non ha volato chiaramente perché all'inizio si lega a un oggetto pesante per non farlo volare via e quindi perdere il controllo. Quindi si lega con quattro corde a un oggetto pesante, lui comincia a sollevarsi e si vede se tira di più un motore, se gira su se stesso o qualcosa del genere. Bene, il quadricottero girava su se stesso, spingeva per girarsi su se stesso, vuol dire che due motori giravano più veloci degli altri due. La calibrazione non ha funzionato, non so come mai, non riuscivo a calibrarlo dai potenziometri lì. Leggendo la documentazione ho visto che c'è un comando per invertire i giroscopi, che vuol dire, ho detto, boh, ci sarà il giroscopio della rotazione che sarà invertito, quindi io lo reinverto e lo faccio girare nel modo, e lo faccio stare dritto, insomma. Allora ho fatto questa procedura da manuale, ho seguito tutto quanto, ho riacceso il quadricottero, appena ho dato un po' di gas, il quadricottero ha preso e ha fatto così. Letteralmente. Cosa ho scoperto poi? Ho scoperto che l'invertire i giroscopi serviva a invertire la posizione di questo, che vuol dire che se io il quadricottero ce l'ho così e questo lo metto così, va in un modo. Se questo qui lo monto sotto al quadricottero, questo va così. Quindi lui ovviamente cercava di stare stabile così e ovviamente si è ribaltato da solo. E abbiamo rotto due eliche. Abbiamo rotto due eliche, cosa vuol dire questo? Che giustamente abbiamo comprato solo quattro eliche, quindi eravamo fermi finché la Cina non ci spediva altre eliche. Non avevamo E tutte le infatti, staccate. no, non lo so. E infatti abbiamo comprato un sacco di eliche la seconda volta. Anche queste qui che sembravano fiche per fare gli esperimenti. Ok. Non sono arrivate le eliche in tempo per l'OM. L'OM è il campeggio in Olanda, per chi non lo sapesse. E abbiamo deciso di portare sul quadricottero lo stesso, perché là ci sarà stato sicuramente qualcuno che ci può aiutare a sistemarlo, no? Cosa succede in Olanda? In Olanda c'era un talk su il quadricottero con un gatto imbalsamato. Non so se l'avete visto su internet, un tizio quando gli è morto il gatto l'ha imbalsamato con le mani aperte così. E
ha messo le eliche sulle mani e sulle zampe davanti, sulle zampe dietro, e ha fatto volare il suo gatto imbalsamato. Noi incuriositi volevamo andare a vederlo e conoscere questi personaggi perché magari avevano delle eliche di ricambio. Siamo andati a questo talk con il nostro bellissimo quadricottero in mano. Appena entriamo nella tenda, il presentatore dei talk ci fa: ah, voi siete quelli del quadricottero, del gattocottero? No, sono venuti a vedere. Ah, ok, non importa. E alla fine sti qua non si sono presentati. Il presentatore cosa fa? Dice: beh, se c'è qualcuno qua del pubblico che vuole parlare un po' del suo progetto, guardandomi, può pure venire sul palco. E allora sono salito e ho spiegato un po' la mia sfiga nel quadricottero. Non abbiamo la foto qua, ce l'ho sul telefono, vabbè. Sì? Ok. Bene, abbiamo parlato di questo ed è stato molto utile perché, come noi, c'erano altri appassionati di quadricotteri in sala che aspettavano di vedere lo stesso talk e diverse persone si sono offerte di aiutarci. Quindi direi che è stata un'ottima mossa. Ok, abbiamo trovato un tipo simpaticissimo, no, non era molto simpatico, però era molto gentile. Era un tedesco, molto gentile, che si è offerto di darci una mano. Ci siamo trovati sulla sua tenda e abbiamo cominciato a parlare un po' del nostro quadricottero. Lui non conosceva il nostro controller, questo qui, non aveva delle eliche per noi, però ci ha regalato queste qui, che sono molto più grandi e funzionano da schifo, però noi l'abbiamo ringraziato. Abbiamo provato a montare queste eliche, le abbiamo bilanciate. Cosa significa bilanciare le eliche di un quadricottero? Vedete questo pezzettino di scotch. Praticamente si monta l'elica sul motore, si fa girare e si sente con una mano la vibrazione. Se si sente vibrare, si ferma il motore, si mette un pezzettino di scotch e si fa ripartire. Se vibra di più, lo scotch va messo dall'altra parte, se vibra di meno, lo scotch va bene e bisogna o aggiungerne o toglierne. Semplicissimo, si va avanti a tentativi, è abbastanza semplice. Bene, una cosa che desideriamo nel nostro quadricottero è che il frame sia rigido. Noi pensavamo che questo frame bellissimo, questo profilato di alluminio, come vedete è una specie di E dal lato, è bello robusto, nel senso che non si piega, però il tizio ci ha detto che questo non va per niente bene. Quindi il fatto che giri su se stesso non va bene. L'ideale per il frame di un quadricottero sono dei tubi rotondi oppure tubi quadrati. Quindi anche questo è stato un problema del nostro quadricottero. Qualcuno sta prendendo nota? Ok, detto questo, proviamo a farlo volare lo stesso, perché alla fine, vabbè, vibrerà un po', non sarà stabilissimo, però l'importante è farlo volare, giusto? Bene, colleghiamo, mettiamo su le eliche nuove, le tariamo, le bilanciamo, portiamo fuori il quadricottero, proviamo a farlo volare e non vola. Non vola per niente bene. Il quadricottero non vola, non è stabile, cerca di girare su se stesso e non funziona. Qual è il problema? Non si sa. Nel frattempo abbiamo imparato come controllare queste cose, tra l'altro. Sì, allora, per verificare se un quadricottero funziona, si tiene in mano. Non dovete lasciarlo. Si tiene in mano senza, non si deve far volare. Io su tutte le guide che ho visto c'è scritto di lasciarlo per terra e starci lontano, perché sennò le pale ti arrivano negli occhi e muori. In realtà il modo più giusto per verificare come funziona il quadricottero è tenerlo in mano, sentire dove vuole andare, cercare di muoverlo, cercando di muoverlo così le eliche dovrebbero porre resistenza e quindi dovrebbe dare un'idea di come sta funzionando il quadricottero. Bene, il tizio l'ha provato, era completamente instabile.
Qual è il problema? Non si sa. Questo qui non ha un'interfaccia seriale a cui collegarsi e quindi non si può fare il debug. Quindi 13 euro buttati. Allora abbiamo comprato da lui questo. Questo è un coso abbastanza più fico, costa, gli abbiamo dato 45 euro usato, questo qui ci ha raccontato che è stato il suo primo cosino, controller di quadricotteri. Questo qui, come vedete, ha un'interfaccina seriale che si collega a un convertitore USB seriale. E adesso vediamo un po' come funziona. Qua. Come vedete, da niente a questo ci passa un po'. Questa qui è la scheda dei sensori, come vedete, fa vedere il movimento del quadricottero. Noi qui a questo punto volevamo piangere. Quindi facciamo una breve panoramica. Allora, questo è il quadricottero come è messo. Qui, come vedete, roll, pitch e l'orizzonte. Questi qui sono i dati che arrivano dal telecomando. Adesso non è ancora collegato, ma poi lo colleghiamo per vederlo. Tutti quanti una serie di parametri per la taratura. E basta, un grafico che fa vedere quello che sta succedendo. Ah sì, anche l'uscita dei motori che è qua. Questi qua sono i quattro motori e dice a che velocità li sta pilotando. Bene, una volta avuto questo qui, tra l'altro questo qua è fichissimo perché ci puoi attaccare un GPS, e direi che sono 44 euro spesi molto bene. Ok, fatto questo, avevamo un sistema in più per diagnosticare il problema del nostro quadricottero. Qual era il problema del nostro quadricottero fondamentalmente? Uno dei problemi del nostro quadricottero? Qualcuno vuole indovinare? Il ricevitore del telecomando, che ho pagato 80 euro con l'aeroplanino che avevo preso. Allora. Quindi il primo schianto non è stata colpa mia, questo direi che lo dimostra. Non è perché non sono un bravo pilota, ma perché è un difetto dell'equipment. Un attimo che lo collego, se vuoi raccontare una barzelletta. Beh, comunque, in realtà la prima volta che abbiamo collegato l'uscita non abbiamo subito controllato. E praticamente io mi ricordo di aver visto questi valori qua schizzare su e giù alla cazzo di cane. No, non quelli. Perché questa in realtà è stata l'anticipazione del prossimo problema, per cui. Vi dico una cosa, fare un quadricottero è semplicissimo, veramente. L'unica è che se lo fai con cose economiche, devi sbatterti un po' di più e questo è anche il bello, quindi vi consiglio di farlo con cose economiche perché ho imparato un sacco di cose veramente. Non pensando però di farlo in maniera economica, cioè prendete le cose economiche, però sappiate di spendere tanti soldi. Ok, adesso stranamente sta funzionando correttamente, come vedete quando muovo i comandi funziona abbastanza bene. Oh, funziona, adesso possiamo montarlo. Ok, questo è l'acceleratore. Se non fosse per l'altro discorso, potresti anche usarlo. Il fatto di avere un telecomando fantasma non aiuta sicuramente. Quindi questo qui è stato eliminato e abbiamo. Cos'è? Era il rollio che andava per i fatti suoi, se non ricordo Cosa? male. Sì, però boh, adesso va. Comunque, niente, adesso abbiamo ordinato un altro telecomando, un po' più serio, spesa 70 euro. Non so se qualcuno sta tenendo conto Ha anche delle uno spese. schermetto LCD in basso, che vuol Sì, dire che è proprio un gran super professional. telecomando. Un'altra cosa che ci ha detto il nostro amico è che gli ESC, che sono questi qui, I non vanno controller dei bene. motori. I controlli dei motori non vanno molto bene.
Nel senso che c'è un firmware, che il firmware è un software, un programma che gira su questo microprocessore qui. Il firmware non era di quelli giusti, insomma. E allora c'è un firmware open source proprio per questi piccoli controller che permette un controllo migliore, soprattutto sui quadricotteri, per una serie di motivi. Quindi cosa succede? Bisogna riprogrammare questi. Per riprogrammare questi bisogna aprirli, saldare 5 fili, fortunatamente sono capace di saldare bene, quindi ho saldato 5 fili su questo controller e l'ho riprogrammato. Mentre saldavo, siccome questo qui l'ho smontato, ma questi qui non li ho smontati, questi li tenevo fissi, così bloccati, con una molletta di ferro per saldare. Quando ho collegato il programmatore, però la molletta di ferro si è spostata e ne ho bruciato uno. Quindi è andato anche un controller. Non è proprio bruciato, però Diciamo che diciamo che ha bisogno di una via manuale e dopo parte. Il che è molto rischioso con eliche che girano a circa 3000 giri al minuto. Bene, dopo di questo cosa è successo? Niente. siamo arrivati qua in realtà. Dopo di questo siamo venuti qui a raccontarvi le nostre disavventure. Tra l'altro, nell'ordine delle eliche avevamo comprato anche un altro controller che ci eravamo illusi che ci avrebbe potuto aiutare meglio perché, attenzione, questo ha un display LCD. Però non ha l'uscita seriale, quindi non serve a niente. Quindi se qualcuno lo vuole, è in asta alla È fine ottimo per dell'esca. cominciare con i quadricotteri. Sì, bene. Questa è la nostra disavventura con i quadricotteri e vi terremo aggiornati, insomma. Grazie. Avete domande? Domande? Nessuna? Bene, quindi il consiglio che ci sentiamo di darvi è studiare prima di comprare. Noi abbiamo studiato prima di comprare, ma evidentemente non abbastanza. Assolutamente, se riuscite, appoggiatevi a qualcuno che ha già esperienza, perché abbiamo visto che è una cosa fondamentale quando cominciate su un hobby così particolare. O se no, vi comprate un parco che costa 300 euro, lo controllate con l'iPhone, però non vi divertite. E funziona anche un po' da schifo. Molto interessante. Grazie. Ma quindi voi non vi siete occupati per niente della parte software? Non ancora. Il nostro quadricottero non ha mai volato. Quello sì. Vorremmo tanto, ma secondo me no. Sono opinioni. Avete preso in considerazione gli altri due controller, quelli basati, uno basato su Arduino e l'altro su STM32? Allora, questi qui sono tutti basati su Arduino in realtà. Qui c'è una T-Mega, quello più grande. E su quegli altri schifosi invece c'è una T-Mega di quelli a pochi pin. Sono comunque tutti quelli basati su Arduino. Solo che questo ha 10 sensori, quindi ha un sensore per così, ha un sensore per così, ha un sensore addirittura di pressione per sapere quanto alto è, eccetera. Quello lì invece ha tre accelerometri, non un giroscopio addirittura, quindi sente solo se c'è un movimento, se sta fermo non se ne Ah, perché accorge. abbiamo scoperto anche proprio la tipologia di controller sbagliata, modalità stabile, modalità Ah, acrobatica. sì, ecco, un altro discorso è che quei controller lì vanno bene per la modalità acrobatica, che come potete immaginare è un po' più difficile della modalità stabile e quindi sarebbe stata più difficile da controllare comunque all'inizio. Quindi un altro problema che ci sarebbe stato anche se fossimo riusciti a farlo volare. A posto. Grazie.